finalmente! Dopo anni di sacrifici e rinunce ho coronato il mio più grande sogno. Sono diventato un insegnante di liceo. Anni di duro lavoro mi aspettano. Anni in cui potrò dare ai giovani ed entusiasti studenti il mio contributo per il loro radioso avvenire. Buongiorno, ragazzi. Io sono Arturo, il nuovo insegnante. Sono sicuro che voi ed io... Prendi briscola! Ehi, ragazzi, un attimo di silenzio! Insomma, io esigo il massimo silenzio in classe! Gemelli, salute, mangerete tante sardine in salamoia! Allora, insomma, mi avete sentito o devo ricorrere alle maniere forti? Allora, professore, l'ha capita la lezione o gliela devo ripetere? No, ho capito, però le lezioni dovrei darle io. Tornate a posto. A che punto siete con il programma? Lei è il 19° insegnante di questo trimestre. Un vero record, professore. Già, quelli della terza C sono a 20. Ci aiuti a batterli. Capisco, adesso sedetevi. Li conquisterò con il mio metodo rivoluzionario. Rigore e disciplina, ma anche comprensione e dolcezza. Sono sicuro che se ce la metterò tutta, anche il più indisciplinato finirà prima o poi con l'amare la scuola. Allora, mi avete sentito? E sia chiaro, il primo che fa il furbo va fuori! Professore, ha paura! Ha la coda fra le gambe! Io? Coraggio, graffiamola tutta! Che sonno! Tu che sembri il più assennato di tutti qui dentro, ti supplico di aiutarmi. Ti prego, dammi una mano, aiutami. Toilette. Toilette a me. Meglio che non conti sul suo aiuto, lui è con noi. Coraggio, Arturo, non devi mollare proprio adesso. Ehi, tu sei capoclasse, vero? Allora che ne dici se noi due collaborassimo? Allora sei d'accordo con me, vero? Ti prego. Non mi arrenderò così facilmente. Sono studenti come questi che hanno bisogno di veri insegnanti. Devo darmi da fare. Quel professore non si era nemmeno accorto che correva da solo. Prendilo! Ah, eccoli! Salve, ragazzi! Ho pensato che sarebbe stato carino familiarizzare, così ho deciso di venire a pranzo qui. Mangiando insieme ci si impara a conoscere. Come dice il proverbio, dimmi con chi mangi e ti dirò chi sei. Non è bello essere qui allo stesso tavolo, studenti ed insegnante? Io lo trovo fantastico! Potremmo fare come gli antichi, che a pranzo discutevano dei destini del mondo. Potrei insegnarvi cose interessanti sulla cucina. Io sono un esperto di cibi. Forza, ragazzi, ora si mangia. I gatti non sopportano i cibi caldi. Non lo sapeva, professore? Mangi. Certo che lo sapevo, sono un esperto. Anche a me il riso in insalata piace tantissimo. Però queste sono aringhe. Non ce la faccio più! No! Questi studenti mi faranno impazzire! Non impareranno mai niente! Buongiorno, professor Arturo! Tutto bene? Che, co- che,
cosa ho visto? Allora quasi quasi rimango. Aspettami, vengo con te, ricominciamo da capo. Aspettami! I professori cani non li capirò mai. Parola di Michael.